Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Biomutant. Proseguiamo dove ci eravamo lasciati. L'episodio scorso abbiamo visto uno scorcio, diciamo, del passato del nostro protagonista, come ha perso la sua famiglia, praticamente. E ora abbiamo intrapreso un bel sentiero oscuro. Ecco, diciamo, abbiamo le miriadi, ecco, come rivali. E siamo alleati dei Jagni che vogliono il potere. Siamo arrivati a Mattonopoli. Abbiamo fatto forse un paio di missioni secondarie, ma roba da poco. Cioè, devo solo leggere robe, se non sbaglio, combattere. Nulla di che. Diciamo, non missioni articolate, ecco. E ora stiamo esplorando un po' sta zona. Boh, raccogli i messaggi trovati. Però stavo guardando che ci sono. Abbiamo trovato un agengio del mondo che fossi. C'è un bottino in sta zona. E poi, ci sono questi. Ma questo l'abbiamo già preso. Qua ne segna un altro. Però, boh, è giù, non lo so. Cioè, luoghi di interesse, ecco. Però questo l'abbiamo già sentito. Perlomeno sottoterra la temperatura è stabile e piacevole. Ah sì, vabbè. Adesso noi andiamo lì, va. Andiamo lì a vedere cosa c'è. Si sta un po' alternando questo mega pugno con i guanti del Kung Fu, diciamo. Ecco. Ah, vedi, qua c'è un'altra bacheca. Il raccogli messaggi era usato soprattutto da coloro che lavoravano allo scalo Chuff nei giorni andati. Al giorno d'oggi è pressoché incomprensibile. Non c'è un granché da dire sul raccogli messaggi. Gizmo è rintanato nel sottoscalo a lavorare al suo Mecton. Da qui partivano i Chuff Chuff della Toxanol Corporation. Enormi macchine su rotaie, le cui ciminiere insozzavano l'aria. Ciuf ciuf. I treni, vabbè. Dove portano i binari? Ti portano dove vuoi, se c'è una stazione ovviamente, e poi da lì si continua a piedi. Occhio aperto, sei sulla pista giusta. Segui lo scalo ciuf. Vediamo. Qua c'è una cassa. Hai scoperto un'area. Modulo incendiario, ma per la. Ma ce l'ho già, l'avevo già. Prendi tutto. Qui ci sono dei nemici. Bombazzoide. Le tribù sono sempre a caccia di rottami, che non mancano mai nello scalo. Avrebbero dovuto concentrarsi sul recupero, invece di giocherellare con i razzi. Bomba pazzoide lì che cerca di speronfondare la porta. È la tua occasione. Sì, i nomi sono veramente strani. Aspetta. No, aspetta, facciamo così. Ecco, passiamo in me così. Oh, oh. Pizzarola. Aspetta, devo usare anche gli attacchi speciali. Com'è che erano? Beh. Ok, uno e l'altro. Così devo li alterno. Questi sono di livello 2, ma. Ok. Va coi pugni. Vai, questo è sconfitto. Quello è partito. È rimasta a metà salute. Aspetta. Modulo incendiario. No.
L'avevo messo, infatti. Un po'. Ah, e poi è vero, posso fare anche questo, anche se in realtà, vabbè, sì, li... diciamo sì, si distraggono un po'. Aia. Oh, questo. Ok, ma se io faccio tipo così e cambio arma. Ah no, è uguale comunque. Mi è rimasta metà salute. Aha. Ho solo una cura. Mi sa. Eh sì, l'altro è per l'energia. Ok. Dovresti riuscire a farne buon uso. Cavolo, mi beccano sempre. Aspetta. Ah, cos'è sta roba? Beh, ho tenuto premuto. Ho caricato tipo il colpo, ma... Beh. Urto occulto, aspetta. A quanto pare una mossa. Ah, è questo, ok. Ah, gli ho dato fuoco. Ok, no, non è sconfitto. Ha poca vita. Ok. E manca il bomba. Aia. Oh, scacca. Aspetta. Dovrei forse cambiare arma. Sforacchiali tutti. No, mi ha preso. Cavolo. Allora, è rimasta solo il bomba pazzoide qui. Andiamo. Bomba pazzoide. Vabbè. Oh, l'ho stordito. Ma dai. Ho delle mosse comunque anche con questo guanto, mosse speciali. Aspetta. Aspetta, devo ricaricare. Ok, dai. No, aspetta, aspetta. Facciamo. Ok. Poi facciamo. È morto? Sì. Ok. Dammi. Prendi tutto. È difficile vedere lontano nell'oscurità. Ok. Ah, qui c'è un luogo dove fare pipì. Vediamo. Ok, scalo ciuf ciuf. Va bene. Pezzo indicatore. Forza la porta. La missione principale però qui, eh. Vediamo.
Aspetta, qua mi segna cose. Madonna. Allora, un nemico, ma pensa te. Ok. Vai, l'abbiamo pestato. Ok. Atterrare il razzo. Sì, puoi farci tutto quello che vuoi. L'unico limite è il cielo. Ora riporta la bestia a terra. Wow, l'hai davvero cavalcato fino alla fine in un tripudio di fiamme. Beh, qui binari. Cos'è questo? Contenitore bioblob. Hai trovato un contenitore biocontaminato. Raccogli bioblob e usa il menu per sbloccare mutazioni presso la biopozza per modificare il tuo aspetto. Vediamo. Lo senti questo odore? Biorischio nelle vicinanze. Ah, mi ha dato, vabbè, punti. Sono quelli verdi, ok. A vedere. Biopunti, ok. Fungo. Tieni premuto il comando associato al fungo per attivarlo. Rilascio il comando per piazzarlo nel punto selezionato. Rimbalza sul fungo per saltare più in alto o posiziona sotto i nemici più piccoli per farli rimbalzare in sci. Però, scusa. Per balzare in alto magari ci fa raggiungere luoghi inaccessibili ora col doppio salto, magari. Non so, dico io, Io lo prenderei quasi quasi. Poteri in più. Secondo me arriveremo a ottenerli tutti se prendo sti biopunti. Prendiamo il fungo, vai. Lo metto qua. Ok, così li ho tutti occupati. Vediamo, fa vedere. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Op, vedi? E sì, saltiamo. E saltiamo più in alto del... Posso usarli per fare le combo, così. Op. Dopo sparisce, tipo per andarli in alto. E noi non ci arriveremmo, però, col fungo... però non si può andare, vabbè. Però, teoricamente, ci arriveremmo. Vabbè. Vediamo un po' cosa c'è qua. Incredibile! Alcuni di questi su e giù funzionano ancora. Suppongo che costruissero macchine migliori in passato. Interagisci. Sono completata, boh. Il combustibile nucleare esausto che la Toxanol scaricò nella spuma ebbe un effetto deleterio sugli habitat marini, mentre le discariche strabordanti contaminarono le falde acquifere. Questa combinazione di effetti accelerò catastroficamente la devastazione del loro mondo. Sì, abbiamo capito che questa Toxanol, insomma, ha distrutto praticamente il mondo. Ma lui? Il mio mondo è un po' arrugginito, ma ho l'impressione che pensi che l'esplosione allo scalo sia stata opera tua. Oh, dice di conoscerti. Un tempo lo chiamavi Gizmo. È stato lui a insegnarti cosa vuol dire ungersi le zampe e ricondizionare un oggetto. Gizmo ricorda che eri adorabile già allora
e sente che il tempo non ti ha raffreddato il cuore. Gizmo sostiene però che ognuno viva i propri ricordi in modo differente. Le storie non cambiano, ma le verità che rivelano sono sempre personali. Sì, mi ricordo di lui. Anch'io mi ricordo di te. Spera che ti ricordi di quella volta che ti ha insegnato a ricondizionare e si augura che ti sia tornato utile nel corso degli anni. Gizmo dice che anche lui conserva dei re-ricordi del mondo che fu. Ma a differenza tua, non si sofferma sul passato, perché è già scomparso. Sa che gli eventi hanno reso Lupa Lupin una parte importante del tuo passato, del tuo presente e presto del tuo futuro. Crede ancora che ci sia del buono in ognuno di noi. Hai ancora qualche speranza per il futuro? Dice che dovresti sapere che quello che deve succedere, succederà. Allo stesso tempo, non puoi lasciare che il passato ti consumi. Voglio vendetta, ovviamente. Gizmo capisce quello che provi, ma consiglia di tenere le emozioni sotto controllo. Hai visto di persona che fine faresti altrimenti? Sì, così ti voglio. Quando hai ragione, hai ragione. Ma io non voglio farmi accecare. Giusto, giusto. Questa però è dalla parte sinistra. Cioè, esattamente a destra ci sono quelle di luce. Vabbè, giusto, giusto. A volte il tuo istinto è del tutto fuori strada. Mai dubitare dei propri istinti. Sei il meglio del meglio. Anche l'oscurità sa che sei meglio di così. Resta con me. Domineremo il mondo. Loro mi ricordano. Vorrebbe sapere se hai mai dubitato delle scelte fatte sul percorso che ti ha portato a questo punto. Avresti trovato più felicità andando in una direzione differente? Non ho rimpianti. Deve ancora capire se sei una persona speciale oppure sai raccontare bene le bugie. Forse entrambe le cose. È triste vedere che l'albero della vita morirà e si porterà via tutto con sé, anche se in fondo se l'aspettava. Ti è grato per aver fatto ritorno e per l'impegno profuso nel cambiare le cose. Eri l'unica speranza che avevano. Si chiede se ti sia piaciuto lavorare con gli Jagni. Si isolano sempre nelle loro case, radunando le loro cose intorno a loro. Ma ci ho appena iniziato a lavorare con loro, però. Dice che la casa è solo una base, non deve essere tutto. Il mondo è ben più ampio di quanto pensi. Ma adesso non ha importanza. Gizmo dice che ci è voluto molto tempo a trasportare il passato nel presente e che starà a te scegliere la strada da seguire d'ora in poi. Dovrai accantonare il passato almeno per ora. Non può uscire dal sottoscalo perché non ha modo di proteggersi dalla non aria della zona morta. Tocca a te recuperare i rottami che servono a ricondizionare il Mecton, a partire dalla vecchia cassa che trovi all'esterno. Dovresti tornare appena avrai trovato i rottami. Non hai tempo da perdere se vuoi che il Mecton sia abbastanza forte da poter affrontare il Pachisbuffo. Cos'è la zona morta? È la zona del mondo che più ha sofferto durante l'Apocalisse. Non c'è più ossigeno e solo le creature più corrotte e contaminate riescono a sopravviverci. Ah, ma questo... questo qui...
Deve essere. Aspetta. Sì, uno dei degli amici di. Gli amici di quello lì obsoleto, ecco, che sono alle estremità delle radici dell'albero e che devo aiutare io, in teoria. Però quindi abbiamo avviato inconsapevolmente una di queste, anche se in realtà noi siamo alleati con gli Jagni. Quindi noi poi andremo a distruggere l'albero, non ci interessa salvarlo e non ci interessa combattere i Mangiamondo. Vabbè. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Dice di andare qui e questa è una missione principale, infatti. No, ma se io... Aspettiamo un attimo a fare questa. Fammi tornare su. Noi stavamo facendo altro. Stavamo facendo altro, aspetta. Segui missione. Segui la traccia. Ok. Guarda, proprio in mezzo allo scalo ciuffa. Segui i binari e scoprirai che sono pieni di piccoli tesori di ogni tipo. Ci sono binari dappertutto? Certo che no, ma puoi usarli per avvicinarti alla tua destinazione, ovunque essa sia. Hai trovato la traccia, ottimo lavoro. Cercane altre, hanno tante cose da insegnarti sul nostro mondo. Ok. L'automa 5C. Infatti qua ci sono delle tracce. Però basta, sono già finite. Cioè, buh. Ma tu tieni la zona morta, no? Prima di fare questa. Che poi non so se cambierà a sto punto. Voglio fare questa qua. Conflitto tribale, dobbiamo fare quella lì. Comunque, no, segniamo questa, che adesso ci spostiamo. Ah, poi qui ce n'è un'altra. Trova gli scalda e friggi. Ah, i microonde, sì. Ok, no, altri segni non ci sono. Ah, zona morta qua. Ok, no, se no andiamo qui e poi andiamo qua. Il conflitto tribale ha inizio. Noi ci dobbiamo alleare con i malvagi. Sì. Allora, io direi punto magari a vitalità, dai. L'aria fresca ti ha fatto bene. Abbiamo due punti potenziamento e di oscurità aumentata di uno. Comunque adesso. E adesso la facciamo crescere. No, dov'è che era? Qua era. Anche se adesso in teoria ho tutto. Qua abbiamo, ok. No, è armi da fuoco, corpo base, ma ho tutto. Mosse, super, c'è tutto. Devo aspettare qua, fendente a una zampa, con un'altra arma magari. Attrezzatura, cos'è? Inventario. Parti di attrezzatura, gommaglia. Vabbè, attrezzi, ok. Ma posso creare per caso qualcosa? No. Allora. Smantella equipaggio, ruota. Crea. Su un oggetto. Ma mi sa che non posso fare niente. Ah, ho la gonna imbottita, sì, ma è di livello, richiede livello 12, vabbè.
È buio, okay. Presto là fuori. Io devo andare di là. Qui dove si va? Qui mi sa che si torna indietro. Allora, andiamo da quell'altra parte. Oh. Ma graficamente non è male. Però secondo me sono fatti meglio questi ambienti esterni piuttosto che le parti interne. Cioè, inizialmente, di primo acchito, quando abbiamo iniziato, forse era un po' così così. Però adesso mi sembra come fosse migliorata. Forse gli esterni sono fatti appunto meglio. Ah, qua, aspetta. Comune. Corazza. Questa posso equipaggiarla. Che stile. Vediamo. No, non è qui. Beh. Attrezzatura. Infatti. È meglio. Ah, questa ci dà più energia, però. Ma meno rigenerazione energia. Questa ci dà un po' più salute. Ecco, col pelo che esce. No, ma io tengo questa, dai. La vorrei da un po' che la vorrei cambiare. Testa. Questo è vero. Aspetta, questo dava. Resiste accessori 2. Boh. Ma io quasi quasi mi tengo questo da metà. Questo dà un po' più di corazza, però. Mettiamo questo. Cos'è? Cesto culla, schiena. Probabilità bottino. Aspetta. Questi non li posso mettere. Ok, adesso. Mi sono messo una cosa sulla schiena, vabbè. Stampa secondaria non si può. No, vabbè. Bene così. No, è meglio, dai, come abiti rispetto a prima. Qua sì, c'è qualcosa da scovare, qualcosa da trovare, però... Aspetta, forse questo però non l'ho visto. Non avrei mai pensato di rivedere un inzuppa vestiti del mondo che fu. È un lavasciuga per il non pulito. Smacchia gli abiti rendendoli pintilindi. Devi allineare gli ingranaggi per far partire l'inzuppa vestiti. Aspetta. Forse così. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Ok. È stata una prestazione senza macchia. Raro. Cappellino sformato. Non posso equipaggiarlo, glielo ho richiesto 10, guarda che è brutto, però... Però da salute, rigenerazione e energia, e da 22 di corazza, prendi tutto. Cos'è che c'è? Spacca? Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Sì, no, cos'è che ci ha dato? Attrezzatura... No, non un'arma... in effetti forse anziché prendi tutto... qua. Non ce lo fa neanche vedere questo qui, vabbè. E è un cos'è comune. Boh. Non lo so, vabbè. Ah, guarda qua. Non avevo fatto pipì qui. Vediamo.
forse qui. Qui. C'è di roba da guardare comunque. Berretto da duro. Questo posso equipaggiare da salute e energia. 6% resistenza a fuoco. Prendi, fammi vedere. È così. Da sovietico è sto cappellino. Eh no, ma questo, vabbè che è poco alla fine la rigenerazione, forse mi conviene metterlo, dai. Questo berretto da sovietico. Ah, va. Questo lo metto. Bei pantaloni. Ma ok. Camicia cosa? No, questo no. Aumenta solo, prendi, raccogli, ok. Ah, vedi che ho 2 su 3. Anche qua, qua ero andato. Sì, di qua sì. Mi insegna sempre quei cosi, ma... La foresta è magnifica. Peccato che non siamo nella foresta. Vabbè, do un'occhiata, ma... Cos'è questo? Ah, arrampicata. Hai trovato un punto di arrampicata. Usa i comandi di movimento per spostarti da una spingenza all'altra. Salta per terminare l'arrampicata. Attenzione. Salva salute piccolo, va bene. Ma... Posso buttare, sì. Qui ero stato. Sì, qui dove c'è il cimitero. Fa vedere la mappa. Mattonopoli. Vabbè, no, dirigiamoci. Vabbè, sì, mancano 2 su 3 e un super bottino, però non sono ovviamente segnati, ma... Posso neanche stare qua 3 ore così. Che se... No, guardo, ma... Ok. Sì, c'è molto da raccogliere volendo. Ok, uno spiazzo. Qua mi posso buttare, sì. È il parco Cucù. I giovani amano questo genere di luoghi. Creatura in difesa. Ah, sarà questa? Questi sono dei criminali? Livello 4? Pugni d'acciaio. No. Ah, fammi vedere. Così. Boing. Ecco. Ti è rimasta a metà salute. In fiamme. Cazzarola. No, devo ricaricare.
No. Prendiamo quella più... questa. Rinfrescante. Facciamo... oh, ne hanno... oh. Oh, questo ha rotto, eh. Il chi è pieno. Ok. Va coi pugni. Questo è di livello 8, ecco perché rompe così le balle. Ciao ciao. No. Non riesco a prenderlo. Ti serve più energia qui per farlo. Ok. Questo di livello 9, urca. Rinfrescante. Però... dov'è? Ma si è buttato. È andato lì. Così. Ah, l'ha andato per morto? No, è sempre lì. Aspetta. No. Poi posso tornare su, sì. Dov'è? Guardalo. Ma se io ti butto giù. Ah, va che rimbalza. Ok, vai. Andato. Il sole sta sorgendo in fretta. Aspetta, devo tornare su. Vediamo, raro. Da più che altro corazza questa gonna. Vai, raccogli. Tintinnatore. Vabbè, prendi. Chillo. Sembra di buon umore, per quanto sia già con una zampa nella fossa. In giro si parla del tuo senso di compassione, per cui confida nella tua natura altruista. La fea Nuchidlo. Why ad fulea hai? Ti chiede di metterti una zampa sulla coscienza e fare la cosa giusta. Renderai conto delle tue azioni solo tramite il tuo conflitto interiore. Ti aiuterò. Però in, cioè, anche qua sono scelte così, nel senso, come la prima volta, no? Che volevo aiutare il tizio perché pensavo magari mi dava una missione. Invece poi non me l'ha data, semplicemente eravamo propensi ad aiutarlo, abbiamo dato una mano ad alzarsi probabilmente. E io dico, mi sento già bene, guarda. Osserva con stupore la tua scelta. Potrai anche sentirti bene, ma di certo non hai fatto del bene. Vediamo. Visto? Sta con me! Forza oscurità! Mi sembra piuttosto chiaro. Cioè, cosa abbiamo ucciso? Buh. L'istinto può essere triviale. La cosa giusta è sempre la più divertente. La prossima volta esamina la situazione con un cuore sereno. Oscurità, taratata. Ok, vaga oscurità. Eh sì, area completata. Cioè sì, ma l'abbiamo ucciso senza motivo. No, 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 aspetta, non è morto. Si muove. Vabbè, non lo so. Comunque sì, il sentiero è questo, ovviamente. Poi ho tirato un cazzotto e basta. No, dico, magari l'abbiamo rapinato. Niente, non... vabbè. Passerà un po' prima che scenda un altro acquazzone. Piove. Aha.
Dicevo, io stavo seguendo l'indicatore. Quello è un avamposto della tribù dei Miriadi. Questo? Ma siamo... Ah, sì, siamo... Siamo in zona. Aspetta un attimo. Eh no, voglio andare prima di lì io. Però devo scendere da qui. Ma per scendere da qui qua si fa malissimo. Devo... Ah, lì, guarda. Aspetta. Qui si sta menando. Diamo una mano ai nostri alleati. Metà salute. Aia. Aspetta. Ok, vai. Va coi pugni. Vai, 1000 passa, ok. No. Ok, andato. Ok. È tutto così vivace durante il giorno. Vediamo se da qui si può scendere, oppure anche là c'era. Sì, ok, lì per salire. Ok. Qua possiamo notare noi, ma fino a un certo punto. Vediamo. Vediamo. Ok, pausa. La boa c'è. A nuovo Wung Fu, sto leggendo adesso, aspetta. Ok. Cos'è? Fa vedere. Impatto del fulmine. Spara. No. Dove? Ah, forse c'era già da prima? No, perché non siamo saliti di livello in effetti. Ho fatto caso adesso, però. Tutti i messaggi raccolti qua avevano senso ai tempi in cui la spuma era molto più pulita. È intrigante scoprire cosa interessava la gente di qui. Mi chiedo che importanza abbia ora. Ai vecchi tempi, da questo porto partivano le navi che andavano sotto la spuma, le stesse che hanno contribuito a renderla melma. Perché ingorgare la spuma? La Toxanol non lo faceva apposta, almeno non credo. Sono state le loro macchine a combinare il disastro e loro non si sono mai sforzati di ripulirlo. Fa molta attenzione e dovresti riuscire a trovare una traccia anche qui. Stazione subnautica.
qui. Qui c'è un indicatore. Meglio un sole opaco di una notte eterna. Ok. Vediamo. Automa 4D. Qua c'è. Il gulpo non è facile da capire, ma credo che stia esprimendo la sua gioia nel vedere un volto amico. È una cosa rara di questi tempi. Dice che è felice di rivederti. Si chiama Gup. Forse ricordi quando ha provato a insegnarti a nuotare ai vecchi tempi. Sì. Gup dice che già in gioventù brillavi per la tua rettitudine e che riesci ancora a percepirla, persino a questa distanza. Gup sostiene che i ricordi svaniscono molto rapidamente. Siamo tutti parte di ciò che ricordiamo e solo insieme possiamo ricordare la storia per come è veramente. Anch'io mi ricordo di te. Sa di essere un personaggio memorabile. Nessuno è sciroccato come lui. È unico nel suo genere. Gup dice che la memoria nasconde alcune cose per proteggerci finché non siamo pronti ad affrontarle di nuovo. Sa che sei qui per affrontare Lupa Lupin. È il destino che hai portato con te per tutti questi anni. Dice che la catastrofe che hai vissuto non ha distrutto quel che c'è di buono in te. La scintilla brucia ancora, luminosa come allora. È giunto per te il momento di ricordare e agire di conseguenza. La tua vita è la tua vita, non la storia che ti hanno raccontato. Voglio vendetta. Capisce la tua sete di vendetta, ma pensa che tu non possa prevedere come ti sentirai quando l'avrai saziata. Beccati questo, luce! Non c'è spazio per i dubbi. Faresti meglio ad affidarti alla testa e non all'istinto. Visto? Con l'oscurità dalla tua puoi fare quello che ti pare. Ricorda, potrai sempre trovare la luce nell'oscurità. Oscurità? Per chi sa già di avere ragione? Sostiene che la vita sulla melma offra infinite scelte su dove andare. Alcune più difficili di altre, naturalmente. Tu quali preferisci? Quelle più difficili. Vada per la spuma più distante, allora. Il problema è che puoi contare solo su te stesso, almeno finché non raggiungi una nuova riva e fai nuove amicizie. Pensa che il mondo sia spacciato. Persino la melma farà ciao ciao. Vorrebbe che non avessi fatto così tanto per rendere la melma ancora più melmosa. Si chiede perché te ne vai in giro con gli giagani. Sono così ossessionati dal nidificare che non hanno mai il tempo di divertirsi. Beh, ci vivono in quei nidi. Pensa che tu stia solo confermando il suo pensiero. Beh, torniamo alla melma. Sa che ieri non esiste più. Sarà quello che farai oggi e domani a costruire il tuo futuro. Devi accantonare il passato, almeno per ora. Non può uscire dalla stazione subnautica perché l'inquinamento ha consumato lo strato isolante della sua tuta. Tocca a te recuperare i rottami che servono ad aggiustare il melmoscafo, cominciando dalla rottameria che trovi all'esterno. Ti esorta a tornare appena avrai trovato i rottami. Non hai tempo da perdere se vuoi che il melmoscafo sia abbastanza forte da poter affrontare il porco sbuffo. La spuma è davvero così inquinata? Obsoleto dice che l'epicentro della corruzione è nel sottospuma, la zona che più ne ha subito l'assalto e il cui ecosistema è cambiato più di tutti. Aura, vaga oscurità, ok. Qua c'è un'altra missione principale, a quanto pare. Esatto. Ma noi... Vabbè, intanto appunto le abbiamo attivate.
come ci dedichiamo mano a mano. È come ognuna. Se qualcosa stesse per accadere oggi. Ehi, hai trovato la traccia anche in mezzo a tutta questa melmaglia. Niente sfugge a quell'occhione a palla. La spuma era più pulita quando la traccia era ancora giovane. Riuscivano a vedere sotto la spuma perfice. Spumerfice. Vedere dentro la spuma non era facile, ma le registrazioni delle scatole oculate dell'epoca mostrano che sapevano benissimo che razza di creature mutanti fossero nate dalla loro contaminazione. Grazie di aver avuto la pazienza di scoprire come ha fatto la spuma a immelmarsi così. Vabbè. Ok. Missioni abbastanza semplici. No, allora aspetta. Attiva. E qua c'è il secondo. Ok. Ma questa no. Ah, prigionieri. Hai deciso il destino dei prigionieri. Vabbè. Destino, cioè. Ah, vedi, me ne ha aggiunte altre. Ok, inzuppa vestiti. Va bene. Adesso mano a mano, però adesso andiamo di qua. Qui c'è la missione del conflitto tribale. Vediamo qui. Potrei provare. Non so se ci arriveremo lì. Forse sì. Ok, facendo così. Esatto. Conta il consiglio di guerra. Vado. Sposta zone. Hai trovato una... No, sosta zone. Una sosta zona. Approfitta per ripristinare la tua salute e il tuo chilo. Semplicemente per far passare il tempo. Ma ci sono loro, però. No. Ok. No. Ma che ha schiacciato il fungo? No. Più energia, aspetta. No, faccio usa. Aia. Mostruoso viscido. No, Mizega. Mizega, carica l'ultimo checkpoint. Fanno male comunque, eh? Allora, vediamo se riusciamo. Ti è rimasta a metà salute. Ok, vai, meniamolo. Ok, questo è andato. Aspetta, aspetta, chi è rimasto? Oh madonna, mica si saranno resettati un attimo. Non rilassarti troppo. Però ti serve più energia chi per farlo? Sì, ok, no, mi ha preso. Aspetta. E ok. Aia. Oh. Ok, vediamo cosa fanno. Prendo questo. Aia. Ok, è rimasto solo lui. È rimasta no. A metà salute. Non ho più cure.
Aspetta. Cavolo, no. Hai esaurito la carica. Allora, è rimasto solo lui anche stavolta. Aspetta. Capite come si muove questo? Rinfrescante. Però stavolta ho un po' di cure. Cavolo. Aspetta. Ok. No. Mizio, ma non riesco perché... lui comunque attacca. Aspetta. No. E non ho cure, porco. E niente, attacco dalla distanza. Via, via. Ok. Attenzione. Oh, sì, per forza. Ok. Ok. E non mi dai niente. Vabbè. Vediamo, ok. Questo posto irradia quiete. È un luogo di riposo e ristoro. Quando il giorno diventa notte e viceversa. Vabbè, riposa fino all'alba, va. Andiamo, falò praticamente. Ecco. Ok, energia chi ripristinata, salute ripristinata. Va bene. Va bene, panno calcio. Ok. Niente, andiamo a sto luogo di ritrovo, eh. Consiglio di guerra, vabbè.